Polifemo volta pagina. Beh, l'estate è ormai al termine, però ci sono ancora degli eventi che si sono tenuti nella provincia ionica, che hanno un grosso valore sia sociale sia culturale. Mi riferisco al premio Satirion per l'archeologia, giunto alla 19ª edizione, che si tiene annualmente a Leporano, e poi un'altra iniziativa, Faggiano in Rosa, che intende premiare quelle personalità femminili della provincia ionica che si sono particolarmente distinte. Ma partiamo con il premio Satirion per l'archeologia. Buonasera e benvenuti. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera a lei. Siamo alla fine di questa lunga estate leporanese. L'amministrazione comunale ha voluto considerare proprio l'opportunità di donare alla nostra comunità di Leporano, e non solo, una rassegna estiva denominata l'estate Leporano. Abbiamo avuto 42 appuntamenti dove era anche presente. Questa sera qui a Leporano abbiamo la 19ª edizione del premio culturale Satirion per l'archeologia. Rientra nell'arco del cartellone Estate Leporanese, questa è l'ultima manifestazione. Abbiamo qui la presidente della Proloco, Antonella Falcioni. Che dire, stasera è una serata veramente bellissima, perché abbiamo intorno a noi il mondo scientifico, il mondo accademico e il mondo culturale, tutto racchiuso qui nelle mura del nostro castello Muscettola. Una cosa che volevo dire era un ringraziamento speciale sia a Luciano Sardiello che a Antonella, proprio per la fattiva collaborazione e per la dedizione al premio, ma anche al premiato a livello internazionale, che è il Paul Arthur, che adesso possiamo invitare. Però un ringraziamento vorrei farlo anche a Danilo Leone, al professor Mario Lazzarini, a Giovanna Bonivento, a Antonietta Dell'Aglio, a Laura Masiello, che stasera saranno qui presenti con noi. Noi della Proloco facciamo cultura ad alto livello. La nostra mission è la cultura con la C maiuscola, e trasformiamo la cultura in arte e l'arte in cultura, creiamo questo connubio, quello che noi facciamo questa sera. Io passo la parola alla presidente della Proloco, Antonella Falcioni. Bene, siamo alla 19ª edizione del Satirion per l'archeologia, una manifestazione che ormai è diventata un'istituzione per la nostra associazione. Noi come Proloco ci occupiamo di tutto l'aspetto, di tutte le fasi organizzative, cercando di rendere una manifestazione di premiazione, di ravvivarla con l'arte, la danza, la musica. Quindi cerchiamo di creare un connubio tra arte e cultura, proprio per trasformare la cultura in arte e l'arte in cultura in maniera sinergica. E per noi è un onore essere qui. Quest'anno ricorderò questa 19ª edizione a vita, perché sono un'infortunata a causa proprio dello stress satirico, perché l'organizzazione di una manifestazione così complessa comporta davvero un grande impegno. Quindi, e poi siamo orgogliosi di dare questo premio internazionale all'archeologo Paul Arthur. Ringraziamo chiaramente l'amministrazione, il sindaco, l'avvocato Angelo D'Abramo, l'assessore vice sindaco Yolanda Lotta, che ogni anno sono così vicini nei nostri riguardi nella realizzazione di questa splendida manifestazione. Dicevo che l'amministrazione comunale ha voluto proprio considerare questa opportunità di donare alla nostra Leporano questa rassegna di 42 appuntamenti, dove ha visto susseguirsi tanti eventi a livello culturale, a livello di enogastronomia, animazione. E noi siamo orgogliosi, perché questo è stato un centro, l'ombelico del mondo, diciamo noi, perché qui sono venuti qui a Leporano a trascorrere le vacanze tanta gente che è arrivata da ogni parte d'Italia, è venuta qui a Leporano per trascorrere le loro vacanze. In tutto questo c'è questa
rassegna, in tutta questa rassegna c'è questa serata finale che è il Satirion per l'archeologia. Siamo arrivati alla 19ª edizione. Noi come amministrazione, il sindaco, l'avvocato Angelo D'Abramo e io come vice sindaco che sono assessore agli spettacoli e alla comunicazione istituzionale, siamo orgogliosi di poter sostenere fortemente questo evento. 19ª edizione, e ringrazio i qui presenti, i rappresentanti del mondo scientifico, del mondo culturale e del mondo accademico. Un applauso a voi, di vero cuore, di essere venuti qui a Leporano, e un ringraziamento va anche al premiato, a Paul Arthur, che siamo onorati di averlo qui a Leporano. Io passo la parola al presidente del premio, diciamo coloro che portano avanti questo premio, Luciano Sardiello, il professor Luciano Sardiello, e la presidentessa della Proloco, la nostra Antonella Falcioni. Il Satirion per l'archeologia è arrivata alla 19ª edizione. Si tratta di un evento culturale di grandissima importanza per quanto riguarda lo studio e la ricerca dell'archeologia. Abbiamo noi premiato tanti illustri personaggi del mondo accademico e del mondo scientifico, ma per questa edizione abbiamo l'onore, io come presidente del premio ho l'onore di presentare, di premiare il professor Paul Arthur, archeologo inglese di fama internazionale. Noi siamo onorati di averlo qui questa sera in questa edizione che farà la storia dell'archeologia e del premio Satirion per l'archeologia. Lo ringrazio vivamente e passo la parola al professor Arthur. Beh, grazie, io la ringrazio vivamente, ringrazio anche tutto il comitato scientifico del premio per avermi scelto quest'anno. Non immaginavo che avrei avuto questo premio, anche perché io sono venuto tranquillamente nel Salento più di 20 anni fa, non sapevo che sarei rimasto, e poi sa come una cosa tira l'altro, la cattedra, le responsabilità, la curiosità di questa terra che lega l'Italia e la Grecia. E allora dopo tanti anni, 20 anni di scavi, di ricerche, di composizione di una squadra di studenti, mi sento anche piuttosto orgoglioso di quello che si è fatto. Allora io sono veramente contento che avete deciso di darmi questo premio. E la comunità leporanese, ma soprattutto la terra di Saturo, culla e origine della civiltà magno-greca, che questa sera ha l'onore di premiare uno studioso e un archeologo che ha fatto parecchio studio sui beni culturali del Medioevo. Corollario del premio internazionale Satirion per l'archeologia, abbiamo l'onore di dare un riconoscimento speciale a un personaggio illustre che si è distinto nel campo delle professioni. Infatti il professor Florenzo Iannone è professore di reumatologia presso l'Università degli Studi di Bari ed è non soltanto un professore di alta valenza, ma anche di doti umani non indifferenti. Io presento il professor Iannone per una semplice considerazione sul premio. Buonasera, quindi sono Florenzo Iannone, appena introdotto dall'amico Luciano. E che dire, lui ha praticamente già detto tutto di me. Confesso di avere un attimino di, non dico di imbarazzo, un po' di disagio, abituato sia a parlare a consessi scientifici o agli studenti, qui mi ritrovo in un ambiente di grande profilo culturale, che sicuramente riveste una grande importanza nella nostra eredità e identità culturale di noi pugliesi e tarantini. Essere qui con voi e partecipare a questo evento è sicuramente di grande gratificazione per me, e avere questo riconoscimento di,
di grande spessore e rilievo culturale, riconfermo, per me è un grande onore, quindi sono grato a tutti, a Luciano, agli organizzatori, alla città di Leporano e a tutti quelli che hanno contribuito all'evento di questa sera. Da Leporano ci siamo spostati a Faggiano per un altro premio Faggiano in Rosa, un evento che intende premiare quelle donne, quelle personalità femminili della provincia ionica che si sono particolarmente distinte come impegno, come contributo al territorio ionico. Faggiano in Rosa è organizzato appunto dall'amministrazione comunale di Faggiano insieme con il Comitato Faggiano in Rosa. Questo comitato è presieduto dalla professoressa Milena Capuzzimati e gli altri componenti sono Ada D'Alessandro, Maria D'Alessandro ed Enza Nuzzo. Ebbene, questa sera abbiamo presentato il libro di Rina Bello, Donne del Sud. Faggiano per una sera, per una notte si veste di rosa, il tema principale è le donne. Io al mio fianco la dottoressa Iole Lotta, che l'anno scorso ha ricevuto meritatissimo premio da parte nostra e che è la madrina e sarà la madrina di ogni evento di Faggiano in Rosa. Abbiamo avuto l'onore di premiare Rina Bello, abbiamo avuto l'onore di premiare per quanto riguarda l'associazione L'Arcobaleno Lina Tartariello e per il giornalismo la grande professionista D'Autiglia. E ora passo la parola a chi è stato premiato, grazie e sempre di più, ad maior. Ringrazio davvero tutti quanti, tutto il comitato di questa bellissima manifestazione, perché non temo smentite quando dico che il futuro sarà delle donne. Io credo molto nelle donne, nella creatività, nella passione, nel sacrificio delle donne, nello spirito di sacrificio delle donne. E quindi veramente felicissima di questo premio, ringrazio tutti, ringrazio la città di Faggiano che come Leporano mi ha adottato e mi ospita in tantissime manifestazioni, che dire, veramente meravigliose tutte voi. Grazie. Io invece parlo a nome dell'associazione L'Arcobaleno, sono il presidente e quindi ringrazio Milena per questo premio, sono veramente onorata che io dedico alla mia associazione, ai miei soci. Noi ci occupiamo del sociale, quindi siamo felici di poterlo fare, iniziamo con i bambini e finiamo con gli anziani e quindi per noi è una grande soddisfazione stasera aver ricevuto questo premio bellissimo. Grazie a Milena. Io sono molto felice di essere stata premiata questa sera come donna e come giornalista, quindi da un lato l'ambito privato e dall'altro quello professionale. Un premio poi questo che ha dato una serie di anche attenzione a quelle che sono le problematiche ma anche le realtà virtuose del territorio e questo è particolarmente importante. Per quanto mi riguarda poi rispetto al mio lavoro, avere la possibilità di raccontare il Sud, proprio quel Sud così volenteroso, operoso che è emerso questa sera, sicuramente è un valore aggiunto di questo premio, per cui ringrazio davvero di cuore gli organizzatori, il comitato e la sua presidente. Io vorrei fare un ringraziamento a tutte le donne qui presenti, perché diciamo sono donne che io conosco da tempo. Lina è amica mia di scuola, D'Autiglia è la nostra ufficio stampa, e Rina invece è la nostra amica, dove in passato abbiamo anche presentato anche noi a Leporano le donne del Sud. Che dire di Milena? Milena è un vulcano, io ringrazio Milena che mi ha dato questa responsabilità di essere madrina d'onore in tutte le manifestazioni qui organizzate a Faggiano. E che dire, al prossimo anno. Il comitato ha scelto bene, ha fatto una buona scelta, l'anno prossimo ci metteremo d'impegno e faremo altrettanto.